Ragazzi, non mi piace il colore bianco. Cioè, secondo me, questa è una macchina che col bianco ci accozza davvero, davvero poco. Cioè, non mi piace. È arrivato il momento, sta per arrivare una tempesta incredibile. No, questa non è la mia macchina, ma è una macchina loro. Stiamo a Junkyard Car Custom, l'ho portata qui per wrappare la mia Honda Civic Type R. Signori, subito un bel pollicino in su, perché a breve vi faccio vedere il risultato. Mi raccomando, grazie mille a tutti quanti per i bellissimi commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo video della macchina. Lasciate un bel like e fatemi sapere se questi colori che ho scelto vi piacciono o meno. Andiamo, va. Calcolate che ho chiesto di coprire la macchina, quindi in realtà non la vedo. Sono un po' teso, eh? Bondi. Che si dice? Allora, loro sono i ragazzi che me l'hanno wrappata, quindi incrociamo le dita, loro sanno perfettamente che in passato ho avuto dei grandi problemi per quanto riguarda il wrap. Sono molto curioso. Allora, com'è stato? Difficile o non difficile? Abbastanza complicata. Anche perché mi hanno anche detto una cosa, che il coprire il bianco con il wrap è sempre un grandissimo dito. Ci vogliono un po' più di tempo e di attenzione. Ok, adesso me la sono fatta coprire, però sono molto curioso con voi. Andiamo, che ragazzi, ormai tempo non gli evade perderlo. Fammi vedere un attimo, anche perché poi abbiamo preso una colorazione un po' particolare. Madre di Dio! Ragazzi, madre di Dio, no vabbè raga, è assurda, cioè il bianco gli faceva una siga, ragazzi. Ma te che cazzo state a di? Mamma mia, che bella, porca troia. Porco Giuda! Ma è incredibile! No, raga, ma sta è veramente incredibile, è bellissima, eh. Cioè, va bene giallina, d'accordo, ma pure così ci sta un botto, eh. Porca puttana, ma il cofano, ma quanto è bello, raga. Oh! No, raga, veramente, cioè, secondo me è incredibile. Bellissima. Vedi, hanno fatto anche l'interno questo qua. Dobbiamo dire che noi abbiamo scelto, anche grazie a loro, un bel carbonio, cioè abbiamo preso una delle ultime pellicole, cioè una roba veramente tanto tanto seria, raga. Raga, è bellissima. Venite qua, vi faccio vedere una cosa. Dato che non ho voluto spenderci l'ira di Dio e non mi andava di smontare tutta la macchina, questi interni li ho decisi io di lasciarli bianchi, perché tanto, raga, ma che cazzo se ne frega, ce n'è che uno mi dice mi apri lo sportello, non mandava. Però raga, in realtà mi piace pure così, se proprio ve posso di proprio... La minigonna comunque l'abbiamo fatta tutta perché... Hai fatto bene. Comunque da fuori, il problema del bianco è che da fuori vedi dentro attraverso, vedi? Cioè, sì, noi l'abbiamo messo fuori, abbiamo detto dove si vede il bianco, lo dobbiamo far sparire. Bellissima davvero, fuori di testa. Il tettino nero, che secondo me ci sta tantissimo. E sto carbonio è fuori di testa, ragazzi. L'unica cosa, c'ha due difetti enormi questa macchina, che poi andremo a migliorare col tempo. C'è il portatarga, regà, che hanno fatto un macello quelli dell'Honda Civic, dell'Honda, perché è gigante. E loro non me l'hanno potuto cambiare perché hanno forato, tipo hanno tagliato questa griglia qui, che quindi dovrò sostituirla. Un'altra cosa sono gli scarichi, che voglio fargli i terminali. E una roba che a me fa davvero schifo, a me dispiace dirlo perché fa veramente cagare, ve la voglio far sentire perché tanto la gente già lo sa, scrivetelo nei commenti. C'è una roba che fa davvero schifo di questa macchina. Cioè, raga, è un cazzo di... Pure la mia. No, raga, dai, è veramente... È molto giapponese. Sì, ho capito, sarà giapponese, ma a me, io mi vergogno, cioè, a fare clacson. T'aspetti, dici, cazzo, è arrivato dopo Gigio e invece c'hai una Type R. Io nell'altra macchina l'avevo cambiato, eh. No, ma no, è...
e lo farò di nuovo. Ma bellissima, raga. Bella, 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 bella. Che cazzo vedevo di niente, è veramente incredibile, però sto cazzo di clacson è... guarda, io so cattivo, ti dico, ho cambiato idea, per il momento sì, vediamo come si comporta la macchina. Come ti ho detto, poi faremo a distanza di una settimana, noi facciamo il solito controllo, a distanza di un mese, il secondo, che sono quelli certo. Tutto fatto a no, no, ma è, regà, è... Comunque posso dire che proprio, cioè, ha fatto... Cioè, in realtà loro mi hanno mandato solo uno spoiler, quello là di quando era tutta bianca col tettino nero e il cofano wrappato. Ho detto, merda, è già è bellissima. Ma guarda che pure tutti quanti i ragazzi mi hanno detto, no, mi bianca non si poteva vedere, dai, una Type R bianca. Che merita d'essere vista, secondo me. No, 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 questa adesso, oh, finalmente posso dire che è la macchina mia. Oh, bravi ragazzi. Grazie. Super, 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 super. Ragazzi, che vi devo dire? Fatemi sapere se questo colore vi piace, a me piace, fatemi sapere. E nulla, in finale di video l'audio è imploso, non chiedetemi il perché. Ragazzi, spero davvero che vi sia piaciuto il video, ce la sto mettendo tutta. Ragazzi, vi voglio bene, lasciamo subito un bel pollicione in su e vi voglio ricordare l'ultima cosa, che il 15 ottobre sarò a Roma a un evento completamente gratuito. Vi lascio qui tutte le info e le altre info le trovate su Instagram. Ragazzi, vi voglio un sacco di bene. Comunque, ripeto, il clacson fa schifo, raga. Va sistemato il prima possibile. Ragazzi, scusatemi un po', mi vergogno, ma ho bisogno di allungare un minutino il video. Cioè, nel senso... Per un fattore di monetizzazione dovrei essere a 7 minuti in questo momento e vorrei almeno farlo di 8. E quindi niente, cioè in realtà se vuoi puoi tranquillamente staccare il video. Non ho nessuno spoiler, niente di gigante da dire, quindi io tranquillo. Cioè nel senso, in realtà mi sono comprato una moto e arriverà per gli inizi novembre. Però oltre questo non ti devo dire nient'altro. Sì, no, no, ma veramente proprio una moto mi sono comprato, eh. Cioè, nel senso proprio moto a marce. Io la patente ce l'ho per guidarle. E tu sai che c'è, mi tolgo lo sfizio e mi compro una moto. L'ho sempre voluto fare, però mi sono sempre limitato. Ultimamente voglio fare quello che mi dice la testa e... Se sei arrivato fino qua, scrivi nei commenti banana. Lo capiamo io e te.